Ho avuto l'onore di essere la prima assessore donna alle pari opportunità della Regione Ligure, quindi con una grande responsabilità. Mentre stavamo mettendo mano a una legge poi più organica sulle pari opportunità complessive, è esplosa la questione della violenza contro le donne. A quel punto ci siamo resi conto che non potevamo più rimandare questo problema, ci siamo resi conto insieme a tutta l'organizzazione del volontariato femminile che seguiva questo tema, che le istituzioni non potevano più abdicare su questo tema e dovevano fare proprio e prendersi la responsabilità di dare una risposta istituzionale a questo tema. Quindi di qui la legge 12 del 2007, prima regione in Italia a fare una legge così completa, che poi praticamente viene poi approvata adesso a livello nazionale in questo momento. Purtroppo il periodo di crisi profonda mette a rischio anche le conquiste che i movimenti femminili e le istituzioni sensibili a questi temi hanno conquistato, quindi l'allerta deve essere sempre molto alta. Ci vuole la legge, non basta, ci vuole un lavoro continuo di prevenzione, soprattutto a livello dei giovani, per creare una cultura dell'accoglienza, del valore delle differenze, una cultura di libertà per tutti. Quindi bisogna esserci. Io c'ero allora e sono stata contenta e onorata di fare tutto questo lavoro e ci sono ancora. Io ci sono. Ho avuto l'opportunità nelle mie diverse esperienze amministrative di occuparmi del tema del contrasto alla violenza alle donne come assessore comunale, provinciale e oggi in regione. Per me è molto importante un impegno di donna prima che di amministratore pubblico. Oggi sono nominata nella task force nazionale in contrasto alla violenza alle donne e cercherò di dare il mio contributo affinché nasca velocemente un piano nazionale di contrasto alla violenza delle donne che veda la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti e che possa finalmente arrestare questo fenomeno. Io ci sono. Stiamo facendo buone leggi, ma non basta. Bisogna cominciare coi bambini e le bambine, coltivare relazioni affettive forti e paritarie e di rispetto, e bisogna dare rifugio alle vittime. Io ci sono. È proprio dalla scuola, dai bambini e dai ragazzi che dobbiamo cominciare, perché soltanto loro possono dare qualche cosa che ormai noi non siamo più capaci a fare: l'accoglienza, l'abbraccio. Io ci sono. La legge finalmente ha fatto qualcosa per le donne. L'ultima volta, con la legge 119 del 2013, il nostro legislatore ci ha finalmente considerato per quello che siamo, una componente fondamentale della società. Ora resta da chiederci, il legislatore ha fatto, che cosa vogliamo fare noi, che cosa possiamo, che cosa dobbiamo fare noi. Io concludo dicendo una sola cosa: io ci sono. Perché siamo tutti persone, io ci sono. Perché dobbiamo cambiare il nostro modo di pensare, tutti. Io ci sono. È ora di cambiare. Io ci sono. Il cinema, la musica e il teatro esistono grazie a tanti uomini, ma esistono anche grazie a tante donne. Ed è giusto che in momenti come questo, in giornate come queste, siano le donne, attraverso il cinema, la musica e il teatro, a parlare proprio della violenza che viene loro fatta. Proprio per questi motivi, io ci sono. Secondo me la famiglia è la prima educatrice in assoluto, poi c'è la scuola, e comunque bisogna parlare di questo argomento, parlarne a lungo e fare in modo che questi ragazzi vengano educati al rispetto della donna. Io ci sono. Tutti i giorni assistiamo a gravissimi episodi di violenza contro le donne. Dobbiamo combatterli con tutte le nostre forze. E le parole chiave sono prevenzione e coraggio. Noi tutti i giorni nel quotidiano dobbiamo avere il coraggio di diffondere una cultura giusta e di denunciare quelli che possiamo vedere come episodi che non funzionano. Io ci sono. Credo che la cosa più importante sia prendere coscienza del perché queste cose succedono e di come queste cose potrebbero essere evitate. Naturalmente tocca a noi, donne soprattutto, che abbiamo avuto alcune esperienze importanti nella vita del nostro paese, essere presenti e partecipare a questo incontro. Io sono stata chiamata, sono venuta volentieri, io ci sono. Io mi vorrei rivolgere a tutte le donne
che subiscono situazioni intollerabili, per paura, nella speranza che il proprio compagno cambi come le promette ogni volta, che purtroppo non succede mai, di rivolgersi alle forze dell'ordine, di denunciare ogni maltrattamento e abuso e ogni violenza, perché io ci sono. E credo che non esista un uomo che ti ama tenendoti chiusa in casa, trattandoti male, non valorizzandoti, dandoti della stupida. Non c'è bisogno di arrivare agli schiaffi, c'è un modo di trattare una donna che nessuna di noi deve assolutamente mai accettare. Secondo me la cosa importante è cominciare noi per prime a difenderla, no? La dignità non è a pezzetti, non è contrattabile, non è poi lo convinco, poi cambia, no, se un uomo non è immediatamente capace di amarti per quello che sei e di rispettarti per quello che sei, semplicemente è un uomo non da rieducare ma da lasciare. Io ci sono. Non è solo un problema di leggi, che sono importanti, è un problema di cultura, di educazione permanente, di conoscenza, è questione anche di comunicare, ad esempio da parte di noi donne, tra virgolette, dell'Occidente, anche ad altre donne che magari arrivano da noi e che forse sono meno consapevoli dei propri diritti, di comunicare la possibilità di ribellarsi, di avere coraggio, e in questo dobbiamo implementare tutti i centri antiviolenza, ma implementare anche le piazze non solo virtuali, ma le piazze proprio reali, dove incontrarsi, scambiare sorrisi e accogliere le lacrime delle altre. E quindi per questo dobbiamo esserci tutti, anche gli uomini, e intanto io ci sono. Dalla violenza ci si può comunque sottrarre, no? E denunciando, come è giusto che sia. Io il messaggio che vorrei dare insieme alla mia collega ai ragazzi è che ci sono sempre persone che possono aiutarli, magari partendo anche dagli amici, però cercando l'adulto come una persona di riferimento importante. Beh, io ci sono. È importante che fin dalla tenera età, fin da quando i ragazzi sviluppano la consapevolezza, l'autocoscienza di ciò che siamo, si sottolineino aspetti che vanno verso la stima, la fiducia, la cooperazione, la reciprocità. Quindi davvero deve partire dai ragazzi, che sono gli adulti di domani, in quest'onda lunga di lavoro che noi dobbiamo fare, dobbiamo arrivare dal punto di vista educativo a far sviluppare in loro la consapevolezza che uomini e donne sono diversi e che da questa differenza possono nascere cose positive. Io ci sono. E tra le giovani generazioni di ragazzi che hanno partecipato, tutte le scuole che erano presenti, ma anche le scuole che sono intervenute in diretta in collegamento con noi, è presente veramente una grande consapevolezza su quello che è il problema della violenza sulle donne. Una consapevolezza di quello che è soltanto, non soltanto sul lato fisico, ma anche su tutto l'aspetto psicologico e su tutta veramente su quanto può essere sottile il confine tra una battuta, un insulto e un vero affronto alla dignità della persona. Io ci sono. Piccolo messaggio alle ragazze: quando voi pensate a una relazione d'amore, chiedetevi sempre se con quella persona voi vi sentite di più voi stesse, vi sentite più forti, più belle, più libere e più in grado di realizzarvi. Ecco, se la risposta è sì, io credo che quella sia una buona relazione. Se invece la risposta è no, vi sentite strette, vi sentite in qualche modo poco rispettate, cercate di uscirne. Io ci sono. Io quello che consiglio alle ragazze di oggi è soprattutto rendersi conto di quali sono i problemi, e per fare questo c'è un testo storico che si chiama Dalla parte delle bambine, che va riletto insieme alle madri magari per vedere che cosa è cambiato da quando è stato scritto, e sono passati circa 30 anni, e che cosa invece è ancora attuale. Leggendo Dalla parte delle bambine e tutti i libri che poi ne sono scaturiti, ci si accorge di quanto il nostro comportamento possa davvero cambiare qualche cosa per il futuro, perché ovviamente si tratta di processi molto lunghi. Io ci sono. Ragazze, non vi sottovalutate, voi siete importanti. Io ci sono. È importante per tutti esserci, come donne, come mamme, come professioniste, come lavoratrici.
E quindi ecco, le leggi ci sono, bisogna farle rispettare, non bastano le leggi, è necessaria una cultura, è necessario affermare tutti i giorni che siamo contrari alla violenza e io ci sono. La violenza non è amore, la violenza non ha scuse, io ci sono. Io vorrei dire alle ragazze, non illudetevi che qualche piccolo episodio resti tale. Quando la violenza comincia, anche piccola, è destinata ad andare in progressione. E allora ci sono tanti indizi, tanti sintomi che ti dicono che devi fare attenzione. Potrà anche essere una cosa che ti fa piangere e che distrugge il tuo cuore, ma è meglio che sia prima distrutto il tuo cuore per poco tempo che non che sia distrutta tu in un momento più forte di violenza, anche fisica. Io ci sono. Allora cerchiamo di fornire tutti gli strumenti necessari affinché le donne abbiano veramente il coraggio di denunciare, ma soprattutto affinché le donne trovino un sostegno e delle misure adeguate a farle ripartire, a dare a loro e ai loro figli tutta la possibilità di ricostruire una vita nuova e un futuro più sereno. Io ci sono. Un messaggio per tutte le donne, soprattutto alle più giovani. Gli uomini violenti non amano, gli uomini violenti uccidono il corpo, il cuore e la mente. Io ci sono. Per combattere il fenomeno della violenza bisogna innanzitutto educare le nuove generazioni al rispetto verso se stessi e verso gli altri. Per risolvere le incomprensioni bisogna innanzitutto dialogare, rispettare anche le idee degli altri. Io ci sono. Oggi non deve essere solo un giorno, devono essere 365 giorni così, in cui le donne, gli uomini, la città sta insieme attorno alle donne che stanno soffrendo, perché questo non deve accadere più. Io ci sono. Abbiamo il diritto di non avere paura. Io ci sono. Perché soprattutto in questo tempo di crisi non siano le donne a pagare il peso maggiore e che possano avere garantito un livello di autonomia, un livello di emancipazione che sia quello degno di questa fase della storia. Per questo io ci sono.